sono emozionata anche dall'avervi qui, perché la giornata è tale che erano previste fino a stamattina più di 70 persone che si erano iscritte, ma mano a mano nel pomeriggio avevamo continui aggiornamenti sul diluvia, è caduto l'albero in via Solari, insomma il tram non c'è più. Quindi insomma capisco che siete un drappello di resistenti e vi ringraziamo molto per avercela fatta ed essere qui con noi. Stasera è una serata appunto d'eccezione nel nostro palinsesto di cui avete qui il programma. Sapete che è il palinsesto culturale legato alla mostra Vetrine Exposure, che è allestita qui da noi, che tematizza ogni volta degli aspetti problematici o interessanti o molto dibattuti dei musei contemporanei, soprattutto dei musei etnografici oggi. Stasera, dicevo, è una serata un po' d'eccezione perché abbiamo ospiti importanti. Abbiamo Cristina Cattaneo, anatomopatologo forense, che fa un lavoro straordinario sia nel suo laboratorio sia al museo, al Musa, di cui però adesso poi vi parleranno e molti di voi sapranno e conosceranno. Abbiamo Guido Guerzoni, storico e come dire, uomo impegnato in tantissime cose e attività, e anche co-curatore, ed è la figura per cui stasera l'abbiamo chiamato con noi, co-curatore della mostra Tatuaggio, che è qui accanto. A intervistarli e a fare, come dire, da padrone di casa abbiamo chiesto a Mario Calabresi, approfittando ancora del fatto che è un po' vicino di casa, perché Cora sta ancora per un poco qui nello stesso cortile, e anche perché con Mario Calabresi e con Cora Media abbiamo voluto che ogni incontro, o comunque gli incontri che ci sembravano più importanti, più interessanti, diventasse una puntata podcast. E quindi c'è una serie fatta con Cora Media, con le abilità tecniche e la competenza di Cora Media. Il podcast si chiama Oltre la vetrina e credo che abbiate tutti questo, con anche il QR code che rimanda, e comunque lo si può ascoltare su tutte le piattaforme, diciamo, audio. E quindi ringrazio tantissimo sia Mario, Cristina e Guido, e passo la parola a loro per questo incontro sull'eticità dell'esporre resti umani nei musei. Grazie. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Io partirei subito da Cristina Cattaneo. Cristina, tu sei antropologa, sei professoressa di medicina legale, dirigi un laboratorio che si chiama Labanov. E tu i corpi cerchi di interpretarli, perché ai corpi senza nome cerchi di dare un nome per potergli dare una storia, una sepoltura, una memoria, e per restituirli perlomeno come consapevolezza alle famiglie. Nella mostra che c'è qui sui tatuaggi, che appunto è curata da Guido Guerzoni, Guido, che è curatore, spiega che molte persone che per esempio andavano in pellegrinaggio a Gerusalemme si tatuavano il simbolo della loro religione per poter essere sepolti in caso di morte, perché si sapesse perlomeno dove metterli, in quale campo, in quale zona, in quale area. Allora, Cristina, parto da te, perché il tema qui su cui il MUDEX si interroga da alcuni mesi, ed è un tema che fuori dall'Italia è un tema molto presente, molto forte di dibattito, in Italia onestamente meno, qui è incominciata una discussione che ci mette un po' in sintonia con un dibattito internazionale. E quindi a te, che al corpo, all'individuazione dai così tanta importanza, per te è opportuno esporre nelle vetrine dei musei i resti umani e presentarli al pubblico? È una cosa etica, si può fare? Allora, sicuramente dipende come, dipende cosa e dipende dallo scopo prevalentemente.
Io faccio il medico legale, il mio mestiere. Adesso, entrando nell'ambito di questo piccolo museo che abbiamo aperto, ci siamo ovviamente posti il problema di no, ecco, etico. Lo raccontiamolo. Apri una parentesi, ci parentesi dici, questo museo che cos'è? Museo di antropologia, di scienze antropologiche, mediche e forensi, scienze per i diritti umani, quindi un museo proprio finalizzato a far capire come la scienza può aiutare giustizia e tutelare i diritti umani. Allora, opportuno, quindi parliamo, io posso soltanto risponderti seguendo il filo logico del pensiero che abbiamo fatto per decidere che cosa illustrare in museo, anche con il nostro museografo Andrea Perin che sta seduto lì. Dunque, l'idea è quella di mostrarli e scegliere quali ossa, perché poi secondo me io mi sono fatto anche un'idea diversa sulla natura del pezzo, della parte di corpo che esponi, però noi abbiamo deciso di mostrare, di quindi mettere in vetrina oppure nei diorami, soltanto resti che non avrebbero più legami con alcun vivente, quindi prevalentemente resti storici, resti archeologici, fino diciamo a metà del Novecento. Questa è stata una scelta non di legge, perché la legge ci permetterebbe di andare anche oltre, ma una scelta della nostra, del nostro modo di ontologia, modo di sentire. È giusto, allora, per me è opportuno nel momento in cui devi far passare un messaggio. Allora, purché venga fatto, Christian Greco è un esempio bellissimo di come ha deciso di rispettosamente illustrare le mummie egizie al Museo Egizio di Torino, purché sia fatto nel rispetto, un po' come no, i santi nelle chiese, nelle cripte, eccetera, e con uno scopo, tra virgolette, diciamo così, nobile. Questo può cambiare a seconda del periodo storico in cui stai vivendo, più che di etica parlerei proprio di sensibilità, no, del periodo. Se opportuno, sì, cioè nel nostro caso noi abbiamo scelto di illustrare con il corredo cronologico che ho appena detto, dei resti perché mostrino come la scienza e come i morti sono i migliori alleati nella lotta al crimine e nella tutela dei diritti umani. E questo ci abbiamo pensato molto, perché uno potrebbe dire metti una copia, metti una foto, non è la stessa cosa, perché lo scopo di questo museo, che è scientifico, è proprio quello di far capire non soltanto agli studenti, agli scienziati, ma alla gente, agli stakeholders e chi decide dove investire anche i soldi per la scienza, far capire che sì, la scienza e la medicina curano il cancro, ma possono anche fare delle cose molto interessanti per prevenire la violenza leggendo bene quel reperto. Ma il reperto devi far vedere come si presenta, che difficoltà pone, e se fa una copia non è la stessa cosa. Quindi, con il dovuto rispetto, con la etica e soprattutto la finalità giusta, secondo quelli che sono i criteri ovviamente di ciascuno di noi, noi abbiamo risposto di sì, sì, è opportuno e a volte anche necessario. Guido, nella mostra sul tatuaggio che potete vedere qua, ci sono molte cose, ma c'è una sala con un'avvertenza all'ingresso, al cui interno c'è un focus sui tatuaggi storici dei carcerati, il carcere e il tatuaggio. Ci sono però tre vetrinette che contengono dei lembi di pelle di carcerati presi dai loro corpi dopo le loro morti, che sono conservati al Museo Lombroso. Ecco, avete discusso, li avete messi? Che dibattito c'è stato prima di decidere? Perché li avete esposti? A me ha fatto una certa impressione, vi devo dire la verità. No, è stato uno dei temi di discussione più accesa, per ragioni che potete facilmente comprendere. Sullo sfondo c'è una premessa, che è il nostro rapporto fobico con la morte, con il corpo morto. Io sono abbastanza vecchio per essere stato costretto a baciare il cadavere di mio nonno. Era normalissimo negli anni 70 partecipare a dei riti funebri che coinvolgevano indistintamente membri della famiglia di qualunque età e genere.
Oggi non so quanti penserebbero di costringere i propri figli a un gesto, peraltro così affettuoso e così spontaneo, così legato a una tradizione ancestrale di celebrazione dei riti di separazione. Noi oggi tendiamo ovviamente a distanziarci sempre più, anche emotivamente, e dunque qualunque cosa che nella sua fisicità ci ricordi questo momento naturale viene vissuto traumaticamente. La ragione per cui ci sono delle avvertenze e lo spazio è stato fisicamente segregato, dichiarando ovviamente che ci sono esposti materiali che potrebbero suscitare impressioni sgradevoli o sentimenti difficili da dominare, è legato al fatto che da una parte ci sono foto che riproducono tatuaggi su corpi di detenuti nudi, e la nudità era spesso una condizione tipica della subalternità. Dall'altra, molti musei di antropologia criminale, non solo italiani, erano soliti stipulare con i detenuti e le loro famiglie dei contratti che prevedevano post mortem la possibilità di recidere in qualche modo e preparare, per ragioni scientifiche, lembi di pelle umana. Ora, parlando con i miei ospiti, gli ospiti della mostra, raccontavo che comunque c'è sempre stato un florido commercio di oggetti in pelle umana. Nell'Ottocento è piuttosto diffuso in molti mercati, non solo quelli europei. E c'è una tradizione di confezione di capi in pelle umana, famosissimi quelli Medici di metà Cinquecento, che documentano ancora una volta una pratica secolare. Ora, non so quanti oggi, ovviamente, visto che abbiamo bandito qualunque oggetto sia fatto in avorio dalla possibilità di essere intermediato, quindi oggetti come questi non sono neanche più concepibili, ma se guardate i cataloghi d'asta ancora agli anni 30, del Novecento, non era infrequente trovare banditi oggetti che erano stati realizzati in pelle umana. Questo perché era un supporto conciabile come altri. Voglio sembrarvi radicale, ma di fronte ovviamente a un atto che è stato sì spontaneo, i detenuti non erano costretti, l'asportazione non era cruenta, molti decisero, peraltro anche dopo pene capitali, di monetizzare a favore dei propri cari la propria dipartita. Lo si poteva fare, la legge lo consentiva, io la penso come chi mi ha preceduto. Le polemiche che hanno seguito e hanno purtroppo funestato la vita del Museo Lombroso negli ultimi anni, io sono stato e rimango uno dei più strenui difensori, è che al di là della bislacca traiettoria o fortuna intellettuale di Lombroso, che nel corso della vita conobbe onori e polveri, noi non possiamo cancellare quella tappa di storia della scienza. È gravissimo farlo. Così come è grave ed è successo non documentare anche l'evoluzione allestitiva di musei etnografici, penso ad esempio ai musei di scienza naturale, che ovviamente esprimevano quella che era una visione in assoluta buona fede, ma oggi deprecabile, condivisa da chi in quegli anni, in quella particolare stagione o tempera culturale, definiva dei criteri gerarchici. I musei sono nati per operare delle selezioni, e nella mostra Exposure la citazione dell'installazione di Dion o dell'opera di Candida Hofer a cosa servono? Servono proprio a riflettere sul fatto che i musei non hanno mai potuto abdicare da un senso di responsabilità. Al museo è chiesto di esprimere un giudizio e di stabilire che cosa merita o non merita di essere tramandato o essere fatto vedere al pubblico. Cioè, non dimentichiamo che i musei espongono meno del 5% di ciò che possiedono, e questo è un dato di fatto che accomuna tutte le tipologie in quasi tutti i paesi. Ora, dovendo operare una selezione, anche in questo caso dobbiamo considerare che ci sono state stagioni della storia della museologia e della museografia in cui alcune domande non venivano poste. Non è una buona ragione per in qualche modo chiederne la cancellazione. L'umanità ha sicuramente compiuto degli errori, ma non è rimuovendoli che in qualche modo paghiamo o espiamo colpe non commesse dalle attuali generazioni.
E per quanto riguarda il tema dell'esposizione di lacerti di pelle umana, sono sicuramente convinto che possano essere, possono destare, suscitare impressione, ma non è un motivo per, dopo aver dichiarato quali sono i rischi, nella piena consapevolezza che gli adulti siano in grado di scegliere col proprio libero arbitrio, di decidere se vederli o meno. Questa è un'opzione importante. Grazie. Cristina, c'è anche un tema che esporre i corpi, so che ne hai parlato anche nel podcast, può essere stato anche un modo di dire noi pensiamo alle mummie, li riportiamo tra noi, sarebbero nell'oblio, però facendo così in un certo senso sì, li si trasforma in oggetti, c'è questo rischio. E allora, e si può dimenticare che quelle erano persone. Te lo sei posto questo sì, tema anche nella costruzione del tuo di museo? Certo, è chiaro che poi noi per noi rimangono sempre persone, perché proprio la nostra forma mentis è quella di restituire l'identità, per cui automaticamente vedi un cadavere, vedi gli resti scheletrici, chi era quella persona, perché è il tuo lavoro. Comunque, detto questo, considerato anche che il corpo morto e i resti scheletrici in realtà non sono più una persona, né giuridicamente né culturalmente, cioè il morto torna alla società e come ho già detto prima quando abbiamo fatto il podcast, anche nel mio lavoro sul recente, non sull'antico, cioè il morto non è non più di se stesso, non è neanche della famiglia, e o del Ministero della Giustizia o della Salute, nel senso che torna a far parte, no, della collettività, quindi non è più, diciamo così, cosa che molte persone pensano, ma torna a far parte della collettività. Quindi è un qualche cosa che ritorna di proprietà, o comunque che sta sotto l'egida di un ministero, nel caso recente, nel caso passato, un bene culturale diventa, no? Che va sempre trattato però come persona, perché sono i morti stessi che ci raccontano chi erano. La scelta che noi abbiamo fatto, per cui a me fa, capisco che possa diventare, no, un soprammobile, un cranio, perché purtroppo vediamo, no, che diventano oggetti, insomma non lo capisco e non lo condivido. Posso capire come succede, posso immaginare come questo può succedere, che diventi un oggetto. Ma proprio a questo proposito noi abbiamo voluto raccontare i resti umani nel museo, proprio cercando di sottolineare l'elemento di restituzione di un'identità che magari non è specifica, è generica, ma comunque un'identità. E questo l'abbiamo fatto nel corridoio, diciamo così, storico che abbiamo creato, in cui i resti di Milano dall'epoca, no, antica, quindi romana, preromana, a oggi, raccontano, no, l'evoluzione da stupidaggini come la statura a l'evoluzione della violenza, della malattia, eccetera, narrata proprio dalle persone che erano una volta. E abbiamo voluto proprio in ogni scatola in cui ci sono questi resti che si vedono in trasparenza, però abbiamo voluto mettere un'etichetta che ricorda chi erano, quindi che cosa si è riuscito a capire da loro, da alcuni, cioè dai resti non reclamati, pur essendo anonimizzati, abbiamo idea di chi potevano essere. Su quelli storici abbiamo ricostruito noi l'identità, ma abbiamo voluto, appunto, oltre a questa etichetta che narra se erano malati, bambini, adulti, eccetera, gli studenti che hanno utilizzato questi morti, cioè qui che sono stati aiutati nel loro percorso da questi scheletri, che ripeto restituiscono tantissimo alla società, hanno scelto o un epigrafe a seconda dell'epoca o un brano da un testo di quell'epoca, romano, medievale, moderno, contemporaneo, o anche un pentagramma di musica che ricordi un po' la storia di una sorta di Spoon River, no? E l'idea è proprio quella di sottolineare come questi morti siano delle persone
e di nuovo come la scienza abbia il dovere e possa restituire l'identità. Quindi un po', questa è un po' la nostra interpretazione del non oggetto, sempre persona o sempre rappresentante di una persona, avendo comunque premesso che il morto ritorna alla collettività. Ma vorrei, Guido, riprendendo il filo con quello che dicevi prima, quindi nella tua opinione, per coerenza storica e per non rimuovere pezzi di storia, i musei dovrebbero evolversi ma rimanendo gli stessi? È difficile che questo possa accadere, tuttavia ci sono due elementi che ci fanno ben sperare. Io ho lavorato per molti anni in Inghilterra, al Vittorio e Albert negli anni 90, in anni in cui iniziavano a venire raccolti sistematicamente tutti i documenti che riguardavano trasformazioni allestitive, architettoniche, invasive. Questo perché non esisteva, salvo che ne sopravvesse memoria in pubblicazioni o in servizi fotografici, un'attitudine in cui sistematicamente, quando un museo decideva di trasformarsi, si documentava. E noi di fatti abbiamo a volte perso queste testimonianze preziose. Da almeno 25 anni esiste una branca importante di storia dell'arte, ma non solo, di storia della museografia, che in realtà cerca di fissare, cristallizzare, oggi le nuove tecnologie consentono di farlo in modo molto più agevole ed economico, ad esempio gli allestimenti nelle mostre temporanee, di cui a volte rimane pochissima traccia. La museologia si esprime attraverso dei gusti, delle predilezioni, delle attitudini temporanee, coeve, ed è naturale che si evolvano. Ora, quello che oggi è possibile fare è documentarle. Mentre in passato la tendenza era, quando le consideravamo superate o vetuste, venivano rimosse e cancellate. E quindi nulla rimaneva dell'allestimento precedente. Ora, c'è un dipinto che mi è particolarmente caro, che è il dipinto fatto da Johann Zoffany della Tribuna degli Uffizi, 1672-73, dove si vede cos'erano gli Uffizi in quegli anni. Vediamo solo pubblici, li sto evocando perché non c'è un'immagine, pubblico composto per il 90% da aristocratici e conoscitori altolocati, lo si riconosce ovviamente i vari ordini che ne fregiano le giacche. Gli oggetti non avevano alcuna teca, le teche sono invenzioni protettive novecentesche, ma fino ad allora, soprattutto nei musei, come penso per appunto il Victoria and Albert, che nasce come South Kensington, l'obiettivo era di far sì che la gente toccasse le cose, che le conoscesse, che apprendesse misurandone con il senso più elementare, il tatto, non la vista. E quindi l'interposizione di una barriera, sì, cristallina, è tarda, è successiva, perché con i numeri di allora era naturale che nessuno avvertisse il bisogno di proteggere queste opere, così come il rischio di furto era piuttosto remoto. E soprattutto vediamo che non ci sono periodizzazioni, che c'è questo senso di domesticità imperante. Trovate, c'è un bellissimo ritratto di Galileo Galilei poco sopra un'opera di Tiziano. Ora, quel documento, quel dipinto documenta che cosa? Documenta lo stato dell'arte della museografia settecentesca, ovviamente all'avanguardia rispetto ad altre, ma che si è poi superata. In tutto questo è importante non perdere la consapevolezza che, per quanto siano stati commessi quelli che oggi ci paiono degli errori inammissibili, per usare un termine che userebbe mia figlia, che ha 22 anni. Stavo pensando alla stessa, esatto, cosa. Ha detto errori inammissibili e pensavo a cosa ha detto mia figlia quando ho detto che volevo mangiare l'agnello a Pasqua. Ecco. No, è la stessa Sono cosa. Sono stato processato. Possiamo anche sorriderne, ma c'è una questione, e lo diceva giustamente Mario all'esordio del nostro incontro, c'è una sensibilità, a volte diventa ipersensibilità rispetto a questi temi, che le agenzie precedenti non avevano, semplicemente non avevano. Cioè, non dimentichiamoci, il cimitero è un'invenzione del codice napoleonico, ma appare in Europa, vuol dire, nei primi anni del XIX secolo,
prima le persone vengono sepolte ovunque sia possibile farlo, ed è per ragioni igieniche che i corpi vengono segregati fuori dai corpi santi. Ma prima la familiarità con la morte o con l'afrore o con il puzzo, perché la descrizione dei cimiteri di allora, cimiteri, cioè qualunque muro perimetrale di una chiesa, era evidente e non era nascondibile, quindi è recentissimo il fenomeno. E se pensiamo all'evoluzione delle architetture cimiteriali, e l'Italia ne ha, è appena uscita una bellissima guida ai cimiteri italiani, non è un regalo che farei per Natale, ma invece a Pasqua sì. Cimiteri che sono luoghi straordinari, quelli italiani, sono oggetto di un fenomeno interessante. Esiste un turismo dei grandi cimiteri e dei piccoli cimiteri che ha dei numeri sorprendenti. Ci sono città che hanno dovuto introdurre il biglietto a pagamento. Londra fa pagare l'accesso a alcuni cimiteri da... Questo è un altro tema di eticità, cioè è giusto dover pagare? Perché ad esempio nel mondo scandinavo, ad esempio, è normale che le famiglie vadano a fare picnic o a mangiare al cimitero. Se andate a Copenaghen o... Quindi molto dipende poi dal rapporto che singole culture hanno col tema della morte o con i defunti. Però c'è un tema poi di sensibilità generazionale globale che è cambiata in un momento in cui poi molti generi letterari, cinematografici, che su questi temi invece speculano, hanno un successo planetario e nessuno si lamenta del fatto che oggi guardiamo tutti horror, tutti, io no, in prime time. O che CSI ha avuto una mostra itinerante tra le più visitate negli Stati Uniti, dove pagavate una fortuna per interpretare un ruolo tra i sei. Ha iniziato a Las Vegas, ma è stato il caso di mostra pop-up di maggior successo degli anni 2000. Quindi insomma, questo è un desiderio che poi rimane. È interessante che come ci sia una dicotomia tra un... le serie TV, tutta la parte, diciamo così, fiction, che ha una, pensate al film, per chi l'ha visto, di Guadagnino, con i due ragazzi cannibali, c'è nella parte fiction c'è una presenza di tutto ciò che oggi invece come tema di cronaca assolutamente non si può più fare né mettere. Oggi sui siti, sui giornali, c'è sono dei codici di autocensura. Di autocensura con tempo non c'erano. E qui vengo per fare un passo avanti. Vi parto da un dato personale. Io, nei miei anni da direttore, mi ero dato una regola, in parte rispettando dei codici e in parte interpretandoli, perché i codici non dicevano tutto, di non mettere mai foto di morti sul giornale. E l'ho rispettata fino al giorno in cui la foto editor mi ha fatto vedere la foto di Aylan Kurdi, bambino che veniva da Kobane, se non ricordo male di 4 anni o di 5 anni, morto affogato su una spiaggia turca mentre con la famiglia si era ribaltata la barca con cui cercavano di andare in Grecia. Quando me l'ha portata la foto editor, io istintivamente ho detto: ma non se ne parla neanche di mettere in prima pagina la fotografia di un bambino morto, ma voi siete pazzi, ma no, non se ne parla neanche. E lei è andata via. Dopo un po' lei mi ha portato, allora, le proposte di foto per la prima pagina, e c'era, non so, una foto della regina Elisabetta che inaugurava una roba, poi c'erano foto così che si potevano scegliere come tutte le sere facendo la prima. Io mi sono chiuso nella mia stanza, ho iniziato a guardarle e ho pensato: ecco, ma forse tu, non mettendo o mettendo quella foto, tu hai deciso di parlare d'altro. Tu hai deciso che i tuoi lettori non debbano sapere che nello stesso mare, perché era il 5 di settembre, in cui quest'estate facevano il bagno, muoiono tutti i giorni delle famiglie, dei bambini. E allora per non... starai facendo una cosa etica o starai facendo una cosa che non vuoi disturbare le coscienze delle persone?
perché non sappiano. E alla fine ho pensato, ho deciso di metterla. E sono stato l'unico in Italia con la stampa e il manifesto, nessun altro giornale la mise. Poi, però lo stesso giorno, il giorno dopo uscirono Liberazione e il Guardian, cioè insieme a noi nello stesso giorno, cioè il giorno dopo quando io ho preso la decisione. Però ho pensato, va però spiegata e contestualizzata. E quello secondo me è il punto che fa la differenza. Perché se tu se la mettevi, era morbosità. Io l'ho messa con un pezzo scritto a un carattere più grosso del normale accanto, che diceva, non avremmo mai voluto mettere questa foto, ma dovete sapere che in questo mare dove facevate le vacanze succede questo. Questo è un bambino che ha quest'età, si chiama così, era con i suoi genitori, scappava dalla guerra, e ci sono 1 milione di persone come lui che sono bloccate in Turchia, che vorrebbero arrivare in Europa, eccetera, eccetera. E quella foto fu quella che fece cambiare idea a Angela Merkel, non aveva letto la stampa Angela Merkel, eh? Ad Angela Merkel che disse, forse era Ischia invece, ecco, che disse la Germania apre le porte alla rotta balcanica e in un mese arrivarono 1 milione di siriani in Germania. Allora io lì ho cambiato un po' le mie idee, cioè poi per me è rimasto un unicum, non l'ho mai più fatto. Però penso che il contesto sia il punto fondamentale. Se vuoi dire una cosa, poi faccio la domanda a Cristina. No, prego, prego. Sì, vai tu. No, il contesto è stato evocato ed è poi l'elemento decisivo per operare delle scelte curatoriali. Il dibattito sulle restituzioni, che è arrivato 10 anni fa anche in Italia ed è nato, è da 30 anni che in qualche modo si dipana con questioni non banali, ma mentre per i resti umani c'è stato un assenso assoluto e oggi sono pochissimi i paesi che non hanno diritto a dei protocolli di restituzione di materiali che erano stati asportati, magari anche formalmente, con forme legali, ma di fatto sostanzialmente con delle espropriazioni. Oggi il processo di restituzione procede e anche l'Italia ha aderito. Sappiamo che ci sono altre questioni che si agitano, perché i marmi Elgin rimangono lì a testimoniare il braccio di ferro che il governo greco ha intrapreso da anni con il British, in generale con lo Stato inglese. Però per fortuna il contesto è mutato e per alcune tipologie di resti umani, che magari non hanno un valore documentale come quello di cui parlavamo, oggi c'è un assenso generale sul fatto che è giusto che tornino nei luoghi e presso ovviamente le culture che li hanno prodotti, ove sopravvissute. Questo è un altro termine, perché in alcuni casi non ci sono più eredi disposti a riaccoglierli. Cristina, tu hai fatto un lavoro che è un grande precedente. Che hai fatto questo lavoro per identificare il numero più alto possibile tra le 368 vittime, che erano poi in gran parte eritree, di quelle che persero la vita nel naufragio del 3 ottobre del 2013 al largo di Lampedusa. E per la prima volta quel giorno i corpi di quei naufraghi, quando vennero recuperati, sono stati visibili. Sono finiti su televisioni, sui giornali. Ecco, qui c'è in un certo senso un tema anche qui, come il discorso che facevo io, il mio discorso era sulla vetrina del giornale, la prima pagina è la vetrina del giornale. E allora, in questo caso era una vetrina. E poi dopo ti chiederò del passo successivo che tu hai fatto, che era la mostra, la memoria degli oggetti. Però qui ti chiedo, tutte queste cose, come le hai vissute? Cioè, era importante che quello accadesse, che si vedesse, che ci fosse in un certo senso pubblicità, ci capiamo in che senso, a quello che era accaduto, e quindi anche visibilità, oppure invece anche quelle persone meritavano un rispetto e una privacy? Allora, sicuramente questo è... Come dicevi tu prima, no? Se quell'immagine
ha fatto cambiare l'idea al politico. Prima non possiamo solo sperare che utilizzandola possa fare quel cambiamento lì. Allora io parto da un step precedente, i migranti. Io sono sempre stata molto contraria all'utilizzo di casi di cronaca, tipo i leggings tagliati di Yara Gambirasio. Non capivo, non ho mai capito perché dovessero essere da prima pagina, piuttosto che anche il corpo, piuttosto che i filmati. Quando c'è una madre che vede, che ha appena perso da pochi giorni e che vede costantemente gli oggetti, il corpo di sua figlia andare. E io sono molto convinta di questa cosa mi ha ancora, perché l'ho pagata anche sulla mia pelle, per un caso in cui per la prima volta sono sempre stata contraria a che i casi di omicidi, eccetera, questa curiosità, non è necessario, sappiamo che è sbagliato uccidere una ragazza di 14 anni, no? Quindi che bisogno c'è in questo caso di far vedere, ma sappiamo che questo ormai è diventata la norma. Mi ricordo che il primo caso in cui avevamo utilizzato, trovato un morto sepolto, occultato dalla mafia, per la prima volta si applica l'archeologia in ambito forense, quindi il procuratore d'accordo eccetera, tiriamo fuori questo modo e c'è il TG3 e il TG3 dice: dottoressa, mi parli del caso? No, non parlo del caso, sono il procuratore, così no, non bisogna, eccetera eccetera, mi avevano tirato fuori convinto per la bontà della disciplina, nel senso che la scienza, no? La gente deve sapere che anche gli archeologi sono importanti, e quindi a lato campo l'importanza di questa nuova tecnica applicata che aveva permesso, il procuratore era d'accordo, ho fatto due battute su questo, ma nello sfondo si vedeva qualcosa. Erano passati 10 anni dalla morte di questo ragazzo, era stato ucciso, sepolto, eccetera. Il giorno dopo mi arriva una chiamata telefonica in istituto che di una signora che vuole parlarmi, e questa signora mi parla e dice: ma io volevo sapere una cosa, perché mi hanno detto che segue lei la storia di mio figlio. E ho detto sì. No, perché io ho visto questa donna, che però io al telegiornale, no? Che parlava e in fondo stava parlando e si vedeva il recupero di mio figlio. Cioè, come facevo a dire che quella donna aveva torto? Cioè, lei era molto infastidita. Io le ho detto: questa donna ero io, mi spiace davvero, era proprio un senso, ma aveva assolutamente ragione. E queste parole a me, io non me le dimenticherò mai. Già ero già predisposta, mi sono fatta convincere una volta, e quindi secondo me di base è sbagliato. Diciamo che adesso con la fatica, perché non c'è bisogno, con la fatica adesso che per l'omicidio eccetera, con la fatica che adesso si sta facendo per identificare questi morti, no? Sono 10 anni che sbattiamo la testa contro il muro e non si riesce a far capire un'oncia, cambiare un'oncia alla politica. Noi abbiamo lavorato molto sul disastro del 18 aprile 2015, anche proprio mani sui morti, e devo dire che abbiamo molte immagini di repertorio dei Vigili del Fuoco in cui si vede questa stiva piena di morti. Allora, il singolo morto, come a Lampedusa, ben conservato, la sua faccia riconoscibile che gira, io penso sempre a quella madre. C'è però magari da fare la riflessione su, vi faccio gli esempi, io non posso che parlare per esempi perché non sono un pensatore, ma lavoro, racconto il mio lavoro, e devo dire che immediatamente se mi dicessero tutti questi morti nella stiva che sono morti decomposti non si riconoscono, ma capisci che sono morti e sai che morti sono, si devono far vedere immediatamente, direi no. Adesso sto un po' cambiando idea, perché come le pile di cadaveri di Auschwitz ci ricordano in maniera molto frappante l'olocausto, cioè questi cadaveri, questi strati di cadaveri in una stiva, 5 persone per metro quadro, morti così, secondo me mantano un messaggio che è forse più forte di qualsiasi parola, però sono in parte anonimizzati. Queste due mie esperienze raccontano come la vivo, non so come la penso, ma come la vivo questa cosa dell'immagine, del mostrare, che è un po' come mostrare gli oggetti, i crani, eccetera, siamo sempre lì, fa parte della stessa cosa. Sì, sì, c'è una gratuità, quello del rispetto è un tema fondamentale. Tra l'altro,
si fanno due cose tradizionalmente di fronte a un morto: gli si chiudono gli occhi e c'è, si mette un lenzuolo, qualche cosa, e questo appartiene alla tradizione dell'antica Grecia, cioè di chiudere gli occhi perché è sconveniente per un vivo incrociare lo sguardo di un morto, e il secondo è di rispetto a lui e di rispetto a noi, quello di coprirli con un lenzuolo bianco, che poi lo vediamo che se può essere una qualunque cosa, ahimè, cioè la gente in spiaggia, se c'è qualcuno che affoga, mette un asciugamano. Perché lo fa? Perché ha dentro questa cosa. Il punto è che oggi, soprattutto con le nuove tecnologie e quindi con una sorta di deresponsabilizzazione, quel lenzuolo è tolto. Quell'asciugamano e quel lenzuolo è tolto. Adesso è stato reinserito in una maniera, non so, non mi viene la parola giusta, potrei dire furba o pornografica, che è di mettere una sorta di lenzuolo nero, facilmente aggirabile, che dice: qua sotto sono contenute immagini molto scabrose, se le vuoi vedere clicca, se no salta. Che io per esempio salto, però il meccanismo attrattivo di questa cosa è fortissimo, tant'è che se voi ci fate caso, molte testate, fateci caso, lo mettono anche su cose che non sono scabrose, ma perché sanno che tirano click. Cioè lo mettono su cose che poi, boh, cioè, abbastanza innocenti, ma lo fanno, io sono convinto, perché questo crea, attenzione, il thread oggi si dividono in cose che si vedono e cose che sono nascoste. E come sappiamo, il gusto del proibito fa funzionare tantissimo. Vuoi dirci qualcosa su questo? No, nel senso, è un tema che dal punto di vista poi collezionistico mi ha sempre appassionato. Ma volevo tornare a un appunto che è stato mosso. Cioè, la differenza sostanziale che tendiamo a perdere tra volontarietà dell'ostensione e involontarietà. In passato spesso alcuni corpi erano volutamente mostrati. Cioè, quando abbiamo citato all'inizio i corpi dei martiri o i corpi dei santi, cioè, il cattolicesimo ha fatto, prima di ogni altra religione monoteistica, di questo strumento uno strumento di propaganda fide, perché esiste, dire, buona parte della produzione suntuaria italiana è legata proprio alla confezione di queste teche meravigliose che conservavano il corpo del santo, il corpo del martire. E quindi la nostra è una cultura visiva, quella italiana, in cui poi le catacombe palermitane o dei cappuccini ci stupiscono in giusto, è una tradizione che risale, dire, dagli albori del cristianesimo, noi siamo abituati, però c'era una volontà di chi si faceva seppellire così. Oggi noi non possiamo non considerare la volontarietà o meno dello stesso del corpo, perché uno dei musei che mi ha più stupito, l'ho visitato con Giacobini qualche anno fa, prima che nascesse il polo dei musei scientifici torinesi, magari li conoscete benissimo, esisteva un museo, che è il Museo di Anatomia Umana, che era sotto l'Ombroso, ma fisicamente separato, perché l'Ombroso era vicino a Lungo Po, che aveva avuto una vicenda singolarissima. Era stato inaugurato a fine 800, forse 1898, e poi, alla morte del suo fondatore, avvenuta 2 anni dopo, era stato chiuso. Ed è rimasto chiuso per quasi un secolo. Io l'ho visto, credo, nel 2002-2003, poi è stato riaperto. E mi ricordo due cose. Il famoso ritratto della Venere Callipigia, che era poi questa, su cui c'è stata poi una pubblicazione, una serie di ricerche internazionali famosissime, e la seconda grande sala, che aveva dozzine, per non dire centinaia, di crani di scienziati. Di crani. Che erano appartenuti, di cani, dicevo. No, erano appartenuti a scienziati
membri del corpo docente della Reggia, che avevano deciso di donare le proprie membra alla scienza. Dice, ma chi sono? Sono tutti i miei ex colleghi. E lui mi guarda e fa, beh, forse anch'io dopo. Diceva, è stato normale che nell'Ottocento decine di docenti decidessero di dare le loro mortali spoglie all'università. E quindi c'era questa infilata veramente sorprendente, in cui da una parte c'erano i crani, dall'altra parte avevano donato, e c'erano sotto formaldeide, ovviamente diciamo, un secolo in cattive condizioni conservative avevano fatto sì che i liquidi virassero, dire, sembravano i bar degli anni 70, come colori fluo, però diceva di nuovo chi sono? Sono gli organi dei colleghi, e quindi c'è chi ha dato un rene, il fegato. Non c'era, diceva, guarda, questa è un'espressione sincera di cos'era. Cioè, noi tendiamo a perdere o a sottovalutare la fatica che ha fatto in Italia la ricerca scientifica a superare alcune barriere culturali. Proprio sia il fatto che abbiamo ancora una museo scientifica deficitaria, siamo un paese in cui dedichiamo ad ogni coccio un museo, ma siamo stati il paese che ha ospitato forse i più grandi scienziati del Cinquecento. Campo medico, senza ombra di dubbio, a parte, e vi invito a visitarlo, il museo sbalorditivo che c'è a Padova, che finalmente insomma, è stato un piccolo atto risarcitorio, ma l'Italia, io vi parlo da cinquecentista, quattro cinquecentista, l'Italia nel Cinquecento ospita le più importanti accademie scientifiche europee, non siamo solo il paese di Tiziano e Michelangelo, siamo il paese che rifonda la storia della medicina. Cioè, quindi da questo punto di vista, questa testimonianza eroica di ricerca di esemplarità in cui alla fine, nel 1880, dono le mie viscere alla scienza, all'università, è la testimonianza di una stagione che va ricordata. Perché se no non capiremmo come è stato possibile che buona parte delle raccolte degli ospedali italiani negli anni 80 sia andata a ramengo. Io co-curai un pezzo di una mostra bellissima sulle cere, non su quelle anatomiche, Palazzo Fortuni, 15 anni fa, sempre per la mia passione per le collezioni minori, e anche qui di collezioni di cere anatomiche l'Italia ne ha di sbalorditive. C'è stata di recente una mostra su Zumbo, che è stato il più grande ceroplasta europeo, a Parigi una superstar, in Italia pochi sanno che è Gaetano Zumbo, i Susini, Morandi, cioè basta andare a Palazzo Poggi o alla Specola per capire quanto siano stati importanti. Quindi c'è un tema di fondo anche sull'uso poi del corpo. Io ho scritto un pezzo sul volume, che mi sono anche autocensurato, è un pezzo in realtà su ovviamente l'esposizione di reperti umani nelle collezioni seicentesche, e in molte collezioni c'erano ovviamente. Poi noi conosciamo la Ruisch, che è probabilmente la più famosa, che è una raccolta olandese comprata da Pietro il Grande, ma sono temi che meritano insomma di essere affrontati con la massima serietà. Cristina, dicevo prima della mostra post recupero dei corpi del naufragio. L'ho curato io, è di Carta di Roma, Valerio Di Cataldi. Tu non avevi fatto nulla di quella mostra? No, mi sono andata, mi hanno invitato a commentare. Io ero convinto che l'avessi curata. No. Allora andiamo sul cos'era. Non meritano le mie. Va bene. Pensa come sei onesta, quanta gente si prende un sacco di meriti che non sono loro. È pericoloso. E c'è un dato in quella mostra, che lì vennero esposti gli oggetti appartenuti alle persone. Ed è interessante come questo fatto di passare dal corpo agli oggetti è stato anche per te, nel tuo lavoro, un modo per riuscire a dare un nome ai corpi attraverso gli oggetti. Ma gli oggetti per noi sono fondamentali, cioè per restituire l'identità, perché gli danno un'idea, quindi proprio nel lavoro tecnico, la ricerca di un qualche cosa che ti possa far capire il nome e cognome della persona. Quindi e noi abbiamo scoperto e stiamo scoprendo la potenza degli oggetti sempre sul disastro in cui abbiamo lavorato fisicamente noi, che è sempre quello del barcone che raccontavo prima con mille morti. E qui tutti gli oggetti sono stati fondamentali, perché le autopsie
la prima cosa che fai, oltre alle pagelle cucite nei vestiti, i documenti, eccetera, che dai poi alle agenzie, alle ambasciate, quelle sicure, insomma, a seconda dei paesi, che affinché rientrino in contatto con i familiari, sono fondamentali, perché sennò come fai a identificarli? Quindi gli oggetti sono uno strumento di lavoro fondamentale, sono uno strumento di ricostruzione dell'identità della persona, anche non soltanto fisica, molto interessante, molto toccante. Appunto, un oggetto ti dice le speranze, la malinconia, i sacchettini di terra di questi ragazzi che non servono per identificarli, ma che sono legati negli indumenti che si portano dietro, ti raccontano cosa vuol dire partire, no? Da un paese. Quindi insomma, gli oggetti sono fondamentali e noi li stiamo riscoprendo, perché nell'ultima sala, nell'ultimo angolo proprio del Musa, abbiamo voluto un po' fare una riproduzione di quello che ci siamo trovati di fronte e abbiamo esposto alcuni degli oggetti veri che erano tenuti che abbiamo trovato addosso alle vittime. E l'idea, proprio lo scopo di questa esposizione, li vedi che sono anche un po' sporchi, sono anche un po' usurati, perché hanno quella storia, sono stati un anno in mare, sono stati ritirati dopo un anno, e lo scopo è proprio anche qua quello di avvicinare, per cui le scolaresche che arrivano alla fine del percorso del museo, gli accompagnatori chiedono loro di svuotarsi le tasche, no? E di comparare quello che loro hanno in tasca con quello che vedono lì esposto in una vetrinetta illuminata che, no, è circondata da un racconto terribile che a loro può sembrare molto lontano, ma sono la stessa persona, auricolari lì, auricolari qua. Quindi devo dire che gli oggetti, che secondo me hanno una dimensione ancora diversa, sono a volte anche più intimi di parti del corpo, gli oggetti. Però sono una dimensione diversa e quindi circondano con discorsi sull'etica, sulla sensibilità, forse un filo diversi, non più leggeri, più gravi, ma più diversi. E devo dire che però hanno una potenza di avvicinamento che io trovo quasi insuperabile, gli oggetti. Quindi, ecco, insomma, importanti sotto tantissimi punti di vista. Grazie. Per concludere, Guido, sulla rivista del MUDEC, che si chiama MU, MUDEC United, tu hai scritto un contributo, un pezzo sulla teratologia, che per chi non lo sapesse è l'esposizione, cioè io non lo sapevo, è l'esposizione di cose mostruose. E ne parli di che cosa significa fare questo nella storia e parli del mostruoso umano nei gabinetti anatomici e nei protomusei scientifici. Questo è, secondo me, un po' un punto di conclusione può essere di questo discorso. Ci racconti questo? Allora, si sovrappongono due piani. C'è un piano autobiografico, che è legato a una vicenda molto intima che mi accadde tanti anni fa, che mi portò a scrivere un libro che è stato pubblicato credo nel 2008, quindi più di 15 anni fa, sui bambini prodigio. Io scrissi la biografia del più famoso bambino prodigio tedesco, questo Christian Heinekann, che poi morì a 4 anni e mezzo nel 1725. Difatti nel 21 hanno celebrato i 300 anni. Io mi sono occupato a lungo, ho fatto l'archivista 5 anni, ho fatto una tesi dottorato sulle corti estensi tra 4 e 600, mi sono occupato proprio di carriere, in questo caso di prosopografia di massa, cioè ho ricostruito le biografie di centinaia o migliaia di persone. E nelle corti quattrocentesche italiane c'era un ultimo gruppo che veniva dopo l'ufficio delle stalle, senza nome, in cui c'erano di solito elencate persone, cioè, staccato, no? Varie forme di disabilità.
Ora, mentre negli Stati Uniti, in Inghilterra, esiste da 30 anni un campo importante, si chiama Disability Studies, che si occupano ovviamente della storia delle disabilità motorie, fisiche, cognitive e quant'altro, in modo molto serio, i primi sono stati ancora una volta gli antichisti, gli archeologi. Da noi non c'era un dibattito del genere e rimasi stupefatto dalla quantità di materiale storico che si poteva trovare in Italia. Finché mi imbatto nell'elenco della quadreria gonzaghesca. I Gonzaga avevano una famosa galleria, erano quasi 250 ritratti, di creature umane, considerate ovviamente prodigia o mostra, comunque creature straordinarie, e iniziano a costituirla negli anni 70 del 400. Per quale ragione? Perché accanto alle prime collezioni naturali, minerali, animali, nel senso vengono riscoperti viridari ovviamente in diciottesimo di età classica, che invece di ospitare 300 leoni o 200 elefanti come nel viridario famoso di Ostia Antica, aveva due leoncini, un ghepardo, cioè la riscoperta quattrocentesca dei fasti classici molto velleitaria. Iniziano però ad essere raccolti anche degli specimen umani. Questo perché c'è una trattatistica piuttosto ricca che poi sfocia negli anni 30 nel famoso trattato di Varchi su il trattato sui mostri, ovviamente, che coincide con la traduzione in volgare dei trattati aristotelici, ma la ricerca dell'eccezionale o dell'abnorme accomuna molte corti, inizialmente italiane, e poi diventa un'abitudine, un'intenzione europea. In Francia arrivano con Caterina de' Medici, che ha ovviamente una corte in cui ci sono nani giganti, ipertricotici, albini, e fa parte ovviamente di questa cerchia molto intima, che deve documentare che cosa? Se è vero che la corte è una mascella che riproduce la ricchezza del cosmo e dell'umanità, qualunque elemento che la rappresenti deve essere presente. E quindi Isabella d'Este ricerca e fa accoppiare scavi africani liberati, perché raggiungono, vuol dire, la punta più assoluta di nerezza, lo dice nei suoi testi. Il Cardinal Medici ha una guardia personale che gira per Roma, che annovera persone di 38 nazionalità diverse, dai tartari, numidi, orientali. L'esotico in qualche modo viene portato dentro il perimetro delle cortine cimentali italiane, che sono le più attente a un tema di cosmopolitismo, che diventa anche scientifico. E quindi poi la ricerca di qualunque essere umano vivente, eccezionale, entra a far parte delle collezioni. Che troviamo dove poi? Nei musei universitari, perché se prendete il famoso frontespizio della copertina del catalogo del Museo Cospiano, fatto dal Drovandi, vedete che le due persone che campeggiano nella copertina sono rispettivamente una persona affetta da una forma di nanismo, che di solito li colloca tra i 90 e i 120 centimetri, e un gigante. Cioè l'alfa e l'omega, in qualche modo, delle stature umane. Sono loro che ci sono in copertina del Museo Cospiano. E così come trovate tutte le tipologie di reperti naturali e non solo, perché poi insomma la museologia si affranca, entra, assume una dimensione puramente scientifica più tardi, trovate che cosa? Che nel Palazzo Poggi, nel Museo Cospiano, ci sono le collezioni ceramiche, così come ci sono reperti che vengono dal finiti nell'Ateneo Chicreviano, dove poi troviamo reperti veramente fantastici, animali fantastici. Quindi la scienza si è progressivamente raffinata, nel senso si è dotata di strumenti atti a discernere la verità dalla costruzione di falsi appetibili, molto molto più tardi. Quindi troviamo ancora una cultura che è permeata di credenze magiche, quindi abbiamo pezzi di meteoriti o tutte le nascite eccezionali, sia umane che animali, vengono ovviamente prese e quindi raccolte.
buona parte delle raccolte delle università italiane, che ricordiamo istituiscono corsi di medicina direi in un'età piuttosto arretrata, iniziano a raccogliere sistematicamente e a preservare, a definire delle tecniche di conservazione di reperti umani, feti tantissimi, e animali, sempre ovviamente per ragioni dettate dalla ricerca. Poi io ho citato il caso di Ruysch perché le preparazioni sono preparazioni che ricordano moltissimo elementi ovviamente di preparazione scenotecnica del corpo, e quindi c'è una messa in scena della morte, ma questo è normale, cioè noi tendiamo a dimenticare che il commiato, il momento più estremo, il funerale è una messa in scena, che ha una sua ritualità ma non una sua scenotecnica. La stessa cosa accade quando alla fine un pezzo di corpo o un corpo intero, penso di un infante, viene messo ovviamente in un contenitore, in questo caso vitreo, e guardate che ci sono voluti secoli perché si passasse, perché la trasparenza fosse un valore. Spesso i contenitori 4-5 sono contenitori che nascondono, non devono rivelare, per ragioni diverse. Però è un dibattito che si prolunga da secoli, e la cosa che mi ha più allarmato è che ci sono stati decenni in cui tutto questo è stato semplicemente dimenticato o abbandonato, perché nessuno se ne voleva occupare. Forse dal punto di vista etico è molto più triste trovare reperti ottocenteschi abbandonati in un sottoscala che invece conservati in modo più dignitoso, nel senso proprio pieno del termine. Grazie. Grazie. Non è un finale allegrissimo, cioè non è. Però non voleva essere quello lo scopo. Cristian Heineken è morto quando hanno deciso di svezzarlo, nel senso che anche qui ne rido perché Michel Koder-Spiegel, che mi dedicò una 3 pagine di intervista, quindi amici tedeschi, dice ma scusa Guido, come è successo? E la ragione è questa, le fonti vogliono che parlasse alla nascita, è piuttosto probabile che abbia iniziato a parlare a 7-8 mesi. Quello che è certo è che un anno e mezzo parlava correttamente 3 lingue ed era un ultra gifted, come ce ne sono diversi. La grande differenza è che lui, che è figlio di un pittore importante, perché il padre è stato poi Heineken, è stato poi il maestro del papà di Mengs, suo fratello è stato il fondatore della Sala dell'Arte in Germania, fece il primo catalogo delle lettori sassoni, la madre era una famosissima pittrice, si chiama Christina Osterreich. Quindi cresce in questa famiglia singolare, c'è una profezia, la mamma segue il modello pedagogico di Comenius, che è un modello irenico, ma Comenius è stato il primo che ha scritto un manuale famoso di pedagogia, in cui associa l'apprendimento della lingua madre a delle figure, e la profezia voleva che sarebbe nato a Lubecca un bambino che avrebbe finalmente riunito le diverse chiese della cristianità divise dalla fine traumatica della guerra dei 30 anni, durante la quale era successo di tutto. Si convincono che è lui, questo nuovo messia, e fa questi viaggi, soprattutto presso ovviamente la corte di Danimarca, pubblici, in cui si esibisce pubblicamente. Io ho trovato tantissime fonti, prevalentemente in latino, che descrivono le sue gesta, e poi c'è questo trattato molto bello, che è la biografia scritta dal suo precettore, che chiese però di pubblicarla alla sua morte. Il precettore morì quasi 50 anni dopo. E cosa succede? Il bambino, pur essendo un fenomeno, non imparò mai a masticare, e quindi rimase sempre legato alla Vaglia, con cui parlava in Plattdeutsch, quindi aveva questo rapporto strano tra lingua e maternità nel senso più affettuoso del termine. E dopo che compie questo viaggio trionfale e si riesibisce davanti a tutti alla corte di Danimarca a inizio del 700 è un regno importante, decidono di svezzarlo, e lui non sopravvive allo svezzamento e quindi muore poi a 4 anni e mezzo. Però come lui, quasi tutti i bambini di prodigio ce n'erano tantissimi. Io ho studiato insomma le vite di, ci ho messo 10 anni a scriverlo, quindi ho ripercorso le vicende biografiche di una 50ina di bambini prodigio, pochi di loro sono arrivati ovviamente alla maggiore età.
Questo per finire in modo ancora più allegro. Esatto, stavo dicendo, no, volevate qualcosa di più allegro? Cioè, se volete, ci sono ancora di più allegre. Bene, grazie. Ci vuoi fare un'altra domanda? Sì, sì. Cioè, tipo la domanda è, fuori piove? Lo scoprirete. No, ne ho una io per Cristina Cattaneo, ma non è una domanda, è perché penso di interpretare la curiosità di molti. Dove si trova il museo di Cristina Cattaneo? Come si chiama? Dove si trova e se è aperto, se uno può visitarlo? Allora, sì, parlo con... Via Ponzio 5, dietro l'obitorio ovviamente, quindi zona città studi, se lo googolate lo trovate facilmente, www.musa.unimi.it, è aperto tutti i giorni, poi gli orari li vedrete tranne la domenica e lunedì, è un museo universitario, quindi bisogna entrare. Adesso una parte molto scomoda della città perché stanno rifacendo il quartiere di città studi dell'università. E quindi insomma si promette bene e ho detto tutto, sì, è un museo, ho detto come si chiama, Università delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani, Musa, e siamo nel corso della progettazione dell'ampliamento, perché questo è un po' un esperimento, un'antenna come la chiama Andrea Perin, per poi passare a 2000 metri quadri, un edificio molto più grande che avrà modo ancora di più, non so se di esporre, vedremo, ma di raccontare un pochettino la scienza e il corpo, cosa non possono fare per i diritti umani. Quindi ci trovate lì. Tra l'altro diventerà una zona non soltanto dietro l'obitorio, ma lì si trasferirà tutto beni culturali. A me piace molto pensare alla facoltà di beni culturali, che adesso è in via Noto, della statale, quindi mi piace pensare che sarà proprio in mezzo a un ambito scientifico legato al corpo, legato ai morti, eccetera, e a un ambito che va da archeologia, musicologia, eccetera, quindi ci sentiamo nel posto giusto, ecco. Umanistico proprio. Posso fare pubblicità? Ieri sera sono andata a vedere Naufraghi senza volto sì, al Teatro della Cooperativa, e fino a domenica è abbastanza sconvolgente, ma direi che è necessario. Grazie, sono contenta che è andata, perché appunto molto censurato quei video che ha scelto Sarti, che sono video dei pompieri, sono quelli di cui parlavo prima. Però qualcuno o qualcosa è rimasto, perché secondo me il messaggio poi è stata una scelta loro, però manda un messaggio credo importante. Grazie. Allora rinforzo, oltre al fatto che ci vado con mio figlio domenica, ma è Renato Sarti, è una lettura appunto dal libro di Cristina Cattaneo con Laura Curino al Teatro della Cooperativa, e il libro, questo e l'altro, due libri di Cristina Cattaneo, sono anche in vendita al Design Store, per cui faccio anche... Io non lo so, ecco, siamo noi che abbiamo contattato la casa editrice. Gli introiti vanno per la causa, quindi non date soldi a me, ma... a Cortina e alla causa, diciamo così, all'identificazione dei migranti, tutto ciò che facciamo, perché ci occupiamo molto di migranti vivi, minori non accompagnati, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, ecco, fate anche una buona azione. Qualche un altro curiosità, cose? No, volevo dire, ho letto recentemente che in una biblioteca, oddio non so dov'era, non ricordo assolutamente, forse in Francia, hanno ritirato dei libri rilegati in pelle umana. Era una cosa così frequente, cioè per evitare di turbare chiaramente i lettori, oltretutto testi che sono stati poi ristampati in versioni rilegate in modo assolutamente idoneo, insomma. Era una cosa così frequente o no? Frequentissima no, perché la pelle umana costava molto di più ovviamente del vello degli agnelli con cui si fanno la maggior parte delle copertine fino a fine Settecento, però era un materiale abbastanza comune. Parlo ovviamente per edizioni di pregio, ma... Cioè, tendiamo a dimenticare la dimensione di commodification, è un tema di cui avremmo potuto parlare, cioè
Se considerate che le ultime vendite di schiavi in Italia sono ancora ottocentesche. Cioè, ci sono due date che mi sconvolgono sempre. Gli ultimi morti di fame per una carestia, che sono 1847, e il fatto che ancora negli anni 20 ci sono vendite di schiavi in Italia. Quindi non stiamo parlando di secoli e secoli fa. E il corpo era ovviamente una merce, quindi come tale poteva essere poi a brani venduto. Ma se vendevamo esseri umani nella loro interezza, non mi stupisco che qualcuno usasse pelli, in questo caso di uomini o donne deceduti, per farci del materiale di rilegatura. Vi ho citato il caso del capo, del famoso giubbotto panciotto medicio, ma ce ne sono diversi. Mi ricordo set da valigie, molti oggetti. In Giappone avevo una passione per gli oggetti in pelle umana. E ovviamente buona parte poi del mondo post-colonial aveva importato oggetti, quindi erano, si trovavano poi sul mercato antiquariale. Credo che non ci sia un termine. Cioè, mi ha colpito quello che diceva Mario, perché è una considerazione che faccio anch'io. Io sono nato nel 67, tu 70, quindi abbiamo condiviso una fase in cui io mi ricordo da piccolo, ad esempio, che le edizioni serali del Corriere Informazione, cioè il Corriere della Notte, avevano solo morti accisi in prima pagina, ma non uno o due, cioè in cui era difficile trovare almeno una foto di uno che non fosse morto. E alcuni generi confinati, cioè adesso tributiamo gli onori a Romero, agli inventori sugli zombie, ma ancora negli anni 70 i film sugli zombie erano generi che in una famiglia di persone per bene, intellettualmente dotate, non avrebbero avuto diritto di cittadinanza. Quindi è proprio il rapporto con questi temi che si è trasformato radicalmente negli ultimi 15-20 anni. Ed è un segno, per quanto sia preoccupato da una tendenza autocentrata, cioè dalla tendenza alla censura, lo dico con grande franchezza, riconosco che sia un segno di civiltà. Non so dove ci porterà, però riconosco che è così. Grazie. No, per finire un po', non dico con ironia, ma mi viene in mente una frase di Alberto Savigno, che diceva: ma avevano ragione gli egizi, dobbiamo conservare il corpo, perché l'anima, se è mortale, ci pensa lei per conto suo. Ecco. Assolutamente. La ringrazio a nome, credo, di tutti per aver risollevato la tetraggine. Poi io sono solito ridere molto, ecco. Diciamo che i temi di questa sera non si prestavano. Io volevo tornare all'agnello della figlia di Mario, perché e fare una nota. Siccome nel museo c'è una parte dedicata anche a una categoria di vulnerabili, che sono anche gli animali non umani, con la rilegatura in pelle del coso, magari tra 100 anni potrebbe essere anche interessante che il vitellino che viene tirato via dalla madre, che ho visto una scena tremenda in questi giorni, per far più latte alla mucca, ma soprattutto per uccidere, magari possa essere un domani considerato qualcosa, perché secondo me questa direzione potrebbe essere, no, interessante, per cui per ricollegarmi anche tua figlia che ti ha messo perché hai mangiato, volevi mangiare l'agnello a Pasqua, quindi... Sì, io peraltro l'ultimo libro che ho scritto nel 2007 l'ho scritto su questo tema, che è pezzo sul tema dell'umanizzazione degli animali domestici, perché poi, cioè, uno poi trova un filo logico nelle cose che lo hanno stimolato intellettualmente. Voglio solo spezzare una lancia a favore di quelli che gli veniva in mente di mangiare il capretto o l'agnello, cosa che devo fare ormai clandestinamente con mia madre. Che appartenendo a una vecchia, più vecchia generazione, di
dice, ma abbiamo sempre mangiato il capretto a Pasqua. Però dice, però se le tue figlie non vogliono, lo mangiamo una volta o prima o dopo e allora non lo diciamo e facciamo qualcos'altro. E vi chiudo solo con questo, perché è stato un clash culturale, a parte quelli con adesso con le più giovani generazioni, ma sono stato due stati fa alle isole Faroe, dove erano reduci da questo scandalo che c'è sempre stato, ma è diventato scandalo perché c'era una telecamera della BBC, di questa pesca che loro fanno con le barche, che fanno da centinaia e centinaia di anni, di spingere con le barche quando vedono un branco di una, non è proprio un delfino, una via di mezzo tra un delfino e una piccola balena, li spingono in un fiordo e quando li spingono proprio al fondo del fiordo, la popolazione del villaggio scende e con degli arpioni li pesca. Uccide, li porta a riva, li pesca, diciamo, li pesca in una maniera un po' più cruenta, li porta a riva e poi li, sì, in un bagno di sangue, li sezionano, li distribuiscono tra famiglie, a seconda delle famiglie ognuno prende un pezzo, c'è delle regole antichissime. Una roba abbastanza, se la vedi, ti senti male. Allora io ho cercato uno di questi pescatori perché volevo intervistarlo, volevo capire questa cosa. Cioè, tanto mi era bastato per dirvi, mi era bastato mettere una foto su Instagram che ero alle Faroe, che sotto mi era arrivata un po' di gente che diceva vergogna, lei è andata alle Faroe, è un posto di nazisti, eccetera, eccetera. E allora ho fatto una discussione con questo qua, professore di matematica del liceo, uno dei pescatori, e lui mi ha detto questa frase, mi ha detto, il problema vostro è che possiamo discutere se sia da fare o no, però allora vorrei che tutti quelli che ci dicono, la campagna era partita dagli Stati Uniti, che ci dicono che dobbiamo smetterla, fossero coerenti. Perché se decidiamo che non mangiamo più gli animali, allora non mangiamo più gli animali. Ma siccome voi non potete tollerare che noi peschiamo questa specie di delfino, perché voi lo avete trasformato con Disney, con i film, perché il delfino sorride, e allora il delfino non si può toccare, ma il quoziente intellettuale del maiale è superiore a quello del delfino. E voi il maiale lo mangiate regolarmente tutti i giorni. Lo mangiate sotto forma di prosciutto, di carne di maiale, eccetera, eccetera. E allora voi venite qui e dite a noi che noi siamo una razza inferiore, perché? Perché? Perché mangiamo un animale che sorride. E invece voi vi mangiate uno che non sorride e che siccome è un po' più sporco vi va bene mangiarlo. Allora, lei smetta di mangiare, mi dice, lei mangia il prosciutto? Io dico sì, spesso e volentieri. E allora lei ha diritto, però deve smettere di mangiare il prosciutto. E allora potrà dirmi, nel suo paese mangiate i conigli, per noi è orrendo che voi mangiate i conigli, perché per noi i conigli sono animali da compagnia, però voi li mangiate. E allora io devo dire che sono rimasto abbastanza senza parole. Poi lui mi ha consolato dicendomi, comunque sappi una cosa, i miei figli non la mangiano la carne di delfino, perché dicono che è una cosa orrenda. Quindi finirà perché le nuove generazioni non mangeranno né il maiale né il delfino. Allora, io volevo, proprio per chiudere, proprio con una nota scientifica, perché sicuramente poi tra Disney, eccetera, e poi chiaramente ognuno... È differente, però, se noi diciamo che quella è una vita, è sempre una vita, Cioè, noi non è che possiamo dire che siccome tu sei allevato, perché allora erano la differenza tra i liberi e gli schiavi, cioè quelli che erano liberi avevano un valore e quelli che erano schiavi ne avevano un altro valore. Cioè, non è che il... Ah, ok. No, va bene. Però loro ti rispondono a questo, perché gli avevo fatto l'obiezione, che loro stanno esattamente nella quota e non superano mai le quote. Loro hanno una quota e non superano la quota. Quindi, da questo punto di vista, loro dicono no, non c'è pericolo di estinzione, non esiste niente di tutto questo.
Allora, è come è uguale al tema dei cavalli, cioè ci sono una quantità di cose su cui noi stiamo cambiando opinione. Quando eravamo bambini, quante macellerie equine c'erano in giro per Milano? Adesso mi viene da dire, grazie a Dio, non se ne vedono più di macellerie equine. C'era un baracchino in Piazza delle Libie che fino a poco si faceva i panini con la carne equina vicino a casa mia. Io volevo soltanto dire che credo che non si tratti, e torniamo al discorso dell'empatia e della dell'empatia appunto, con cui siamo iniziati, perché poi quanto empatizziamo possiamo empatizzare con ciò che mettiamo in vetrina, eccetera, e anche con ciò che mangiamo, con ciò che vestiamo. Io credo che poi indipendentemente da quello che faccio io, ma per me, perché sono vegetariana, ma indipendentemente dal fatto di trovare giusto o sbagliato mangiare gli animali, il diritto alla vita, eccetera, eccetera, io credo che la chiave più importante sia la consapevolezza della sofferenza. E quindi il discorso degli giusto o sbagliato mangiare il maiale, non lo so, siamo onnivori evolutivamente, però è la sofferenza che c'è dietro quella vita che tu decidi di abbattere, che tu decidi di mantenere. Quindi, e credo che un passo avanti ce lo farà fare la scienza, nel senso che sempre di più conosciamo i centri nostri di dolore, sofferenza, paura, angoscia, i maiali che aspettano la macellazione le 24 ore prima, è dimostrato che sviluppano le ulcere, eccetera. Quindi man mano che noi sappiamo interpretare, sappiamo dimostrare anche la sofferenza dell'animale nell'allevamento, certo, che è lì che lo stanno ammazzando in un tempo lunghissimo, allora lì potranno veramente cambiare le cose. Credo che nessuno di fronte a questa dimostrazione che tutti soffrono allo stesso modo indipendentemente dalla specie, quindi penso che sia una chiave. Scusate, è un mio trip attuale questo, per cui grazie. Lei aveva tentato di chiudere in un modo più allegro, il suo sforzo è stato affondato. Vediamo anche il prosciutto stasera. Sì, ma non... Bene, direi abbiamo passato le 8. Bianca ci vuole tenere sequestrati al museo, però direi che potremmo anche andare a casa. Va bene, intanto io ringrazio, buona serata a tutti. Grazie. Allora, grazie a tutti, ma grazie soprattutto a Cristina Cattaneo, Guido Guerzoni, Mario Calabresi, grazie davvero. E per chiudere una cosa invece carina, ma forse l'avete visto perché avete un programma, la prossima puntata del palinsesto è una specie di caccia al tesoro in quartiere, a partire dal MUDEC e da un oggetto rubato al MUDEC. Si fa un giro in quartiere Giambellino, infatti l'hanno chiamato Giambellino Express, l'hanno ideato delle giovani che sono appena andate via, che sono le nostre civiliste, le nostre servizio civili, e non posso svelare niente perché si va in alcuna, ma sappiate che collabora questo una giallista che si chiama Rosa Teruzzi, che ambienta tutti i suoi gialli nella casa nel casello della stazione ex stazione ferroviaria di Via Pesto. E accanto c'è anche un murale di Diabolik, infatti partecipa anche quelli di Diabolik e i giovani che hanno fatto il murale. Il 25 è un sabato mattina, perché dalle 10 all'1 e si va in giro per il quartiere. C'è un'iscrizione gratuita su Eventbrite, giusto perché si fanno delle squadre. Quindi siete invitati o diffondete, perché siamo felici di fare una cosa leggera. Grazie a tutti.